Radio Roma. Radio Roma. Da Radio Roma, la radio dei VIP. Incontri, colloqui, interviste ai maggiori esponenti del mondo dello spettacolo. In un programma esclusivo di Antonello De Pierro con la regia di Sandro Alessi. Ma soprattutto è fondamentale anche la presenza vostra, amici degli ascoltatori, che non vi ho ancora ringraziato di essere qui all'ascolto. Naturalmente con la radio dei VIP ricordiamo appunto in questo 10 marzo 2007, ringrazio voi perché, come dico sempre, siete la parte principale di questa trasmissione, ma il pubblico è sempre la parte principale, vero Simone? Tu lo sai questo, no? La parte principale di ogni forma di spettacolo. Perché senza del pubblico lo spettacolo stesso non avrebbe motivo di esistere. Bene, siamo entriamo nel vivo, perciò questa sera spieghiamo appunto, raccontiamo un po' cosa succederà nel proseguo di questa puntata. Avremo un collegamento, la scorsa settimana ricordiamo, ecco, una cosa molto importante, durante la puntata di Sanremo abbiamo intervistato il Tommaso Zanello all'anagrafe, appunto, in arte Piotta, che ha partecipato al Sanremo con Ladro di Te nel 2004, appunto Sanremo 2004, con una bellissima canzone rap in quella puntata fortunatissima, appunto in cui il direttore artistico è stato Tony Renis, riportato dall'unico romano in gara quell'anno, mentre quest'anno romani ce ne sono tantissimi, e l'unico romano in gara, e veramente ha tenuto alto il nome appunto della città di Roma con questa bellissima canzone che era Ladro di Te. E appunto Piotta la scorsa settimana ha annunciato appunto in diretta di essere ospite qui questa puntata, appunto per uno speciale appunto sul suo nuovo disco, che ricordiamo è uscito da pochissimi giorni, che è un disco molto molto interessante. Ricordiamo appunto di questo purtroppo oggi non è potuto essere qui con noi perché ha un concerto, improvvisamente ha avuto questo impegno di lavoro appunto nel nord Italia, in quel di La Spezia se non erro. Però abbiamo pensato lo stesso di non deludere i nostri appunto radioascoltatori che aspettavano appunto questo speciale. Abbiamo pensato di non deluderli e di collegarci lo stesso, di fare lo stesso, presentare le sue canzoni e ascoltarlo telefonicamente. Faremo più di un collegamento, sicuramente un paio di collegamenti in cui sentiremo appunto cosa un disco tra l'altro molto importante, Multiculti si chiama il titolo del disco, è veramente una cosa molto che viene fuori dopo 3 anni appunto, che dal precedente disco 3 anni fa appunto, ricordiamo, l'abbiamo presentato proprio qui a Radio Roma, il disco dal titolo Tommaso. E quest'anno invece questo Multiculti veramente ci ha ottenuto tantissimo, abbiamo tenuto tantissimo di Radio Roma a presentarlo qui in radio, e pur senza la sua presenza in studio per la prima volta appunto, ma non poteva mancare la sua voce chiaramente, perciò presenteremo ancora queste canzoni bellissime. Ed eccoci nuovamente in studio per ascoltare appunto dall'ultimo album appunto di Tommaso Zanello in arte Piotta, che dopo 3 anni appunto del precedente disco Tommaso, che ho presentato tra l'altro qui a Radio Roma, abbiamo realizzato questa ultima fatica discografica, si è riaffacciato appunto sulla scena musicale con disco molto interessante, molto bello, da cui abbiamo appunto ascoltato questa canzone Troppo Avanti. Il disco naturalmente ha, come abbiamo detto prima, ha per titolo appunto Multiculti. E a questo punto, come abbiamo già preannunciato, l'altro abbiamo detto l'altra settimana che sarebbe stato qui Piotta appunto in studio oggi, ma purtroppo per impegni mi sembra in Liguria se non erro, siamo riusciti a raggiungerlo telefonicamente, e poi giustamente presenteremo appunto questo disco nel corso della puntata. Mi sembra che sia già in linea, mi dicono dalla regia, ecco, ciao Tommaso, benvenuto a Radio Roma. Come stai? Io abbastanza bene, siamo un po' di corsa oggi, tutto Roma è piena di traffico oggi, non so, c'è una manifestazione molto importante tra l'altro per i diritti civili. Ho capito. Comunque tu ti trovi, abbiamo appena ascoltato appunto da questo disco Troppo Avanti, tratta appunto, ricordiamo il titolo appunto dell'album, che è Multiculti. Sono passati 3 anni Tommaso dall'ultimo disco, che ricordo abbiamo presentato proprio qui a Radio Roma, ricordo il titolo appunto Tommaso.
E cosa è successo in questi 3 anni? Come è nato appunto questo disco? Sì, sono 3 anni sulla carta, poi insomma poco meno, 2 anni e mezzo forse, di cui una prima parte di relax, e quindi diciamo è un lavoro che è costato insomma, 2 anni di fatica e studio e di viaggi, perché poi Multiculti è quasi una colonna sonora di un diario di viaggio, di una serie di live che sono stati fatti all'estero e anche a viaggio invece di piacere personale, però ogni volta con l'idea di stabilire un contatto con la scena hip hop locale delle varie città, cosa quanto mai abbordabile facendo appunto musica hip hop, perché è una cultura comunque che ben rappresenta le metropoli moderne in tutto il mondo, quindi va dal Bronx fino a Shibuya, Tokyo, passando per Roma e Milano, Sudafrica, Australia, Spagna, per cui ogni volta è facile magari in un negozio incontrare una persona che si capisce insomma un po' dai vestiti o dal modo di muoversi e gesticolare che fa hip hop, e magari essere invitati a una festa e fare un po' di freestyle, poi da cosa nasce cosa e diventa una canzone. Diciamo che il disco di 3 anni fa aveva un carattere più intimo, forse più personale. Questo è un album molto trascinante, tra l'altro questo è frutto di una maturazione artistica, forse anche personale probabilmente, perché chiaramente sono due cose che vanno di pari passo, viaggiano parallele. E tra l'altro tu con questo disco festeggi, tra l'altro anche celebri anche i 10 anni appunto come attività da solista. Sì, 10 anni di attività solista, come dicevi te, è una crescita che è partita ormai già dopo diciamo i primi successi dal 2002 in maniera stabile, poi dal 2004 dal Festival di Sanremo, un album giustamente quello prima molto intimista anche per insomma, motivi personali molto seri, e di nuovo invece su questo disco ho ritrovato il ritmo, e quindi è un disco anche molto sì, trascinante e ballabile, che forse ha di suo 2 cose, una grande omogeneità di stile dall'inizio alla fine, per cui è un disco che non ha quell'effetto compilation con tante idee però a volte anche un po' lontane l'una dall'altra, un chiaro stile dall'inizio alla fine attraversando argomenti molto seri e altri più leggeri, sempre con maniera molto sarcastica, cosa che mi piace fare. E l'altra è partire dal titolo Multiculti, e l'aver capito secondo me che il futuro dell'hip hop italiano non è tanto quello dell'hip hop italiano ma è quello dell'hip hop europeo, quindi fare un po' un gioco forza con se non mondiale forse, perché vedo che tu hai viaggiato tantissimo. Questo mondiale sì, certo, perché c'è anche l'Africa e l'America, però ecco la cosa sempre che mi ha fatto pensare è che finché l'hip hop in America aveva più successo di quello italiano, e vabbè, in fondo è un paese lontano, molto più grande anche dove l'hip hop è nato, però poi quando ho visto che questo successo c'era anche in paesi molto più vicini, sia per distanza che per cultura, come per esempio la Francia, ecco, sempre detto proprio la romana, rosicato, e mi sono sempre chiesto perché noi stessimo un passo indietro, e allora credo che un modo per riprendere il giusto ritmo è quello di avvicinarsi e quindi collaborare con Francia e Germania, cosa che tra l'altro avviene quotidianamente tra di loro, ma questo per recuperare un gap proprio culturale che abbiamo noi in Italia nei confronti della musica, sia a livello proprio delle persone che a livello statale, governativo. Questo diciamo che in qualche modo tu fai una fotografia a quello che è il nostro tessuto sociale, e poi la traduci in musica e compi in qualche modo un'analisi direi quasi spietata appunto di questi contenuti, ma questa è una tua caratteristica già da sempre effettivamente. Tu come diciamo che si sposa con questo tema effettivamente tutto quello che anche è successo a Sanremo, neanche a farla apposta, quest'anno la scena romana ha dilagato, al contrario del 2004 in cui come ho detto prima appunto eri l'unico rappresentante. Sì.